Boker Tov, Boker Ora, tutte, buon Erev Pesach. Siamo alla vigilia di Kat Hametz e su richiesta giustamente di René, la nostra mascotte, come la chiamiamo, carissima, e volevo dedicare la lezione a suo cognato, Leilui Nishmat, David, o Daniel? Daniel, pardon. Daniel, Daniel ben Sarina Schinasi, Tieni Shmatot Sururab Itzror HaChaim, Yehi Zichro Baruch, che stamattina rimettono appunto la lapide a Livorno, e che possiamo condividere sempre e solo buone nuove. Amen, amen, che mi razzò. Domani mattina, Ruth, invece tu mi ricordi quello della mamma, che è proprio domani, ok? Così, Ruth, mi senti? Sì. Ah, ok, benissimo. Ok, allora lanciamovi A domani subito. mattina ci colleghiamo, facciamo la Sì. lezione. Noi non partiamo mai, non c'è Bravo. Pesach, non c'è niente. Baruch Hashem, noi siamo fisse, anche forse più breve, anche però lo facciamo. Allora, dunque, oggi siamo 13 di Nisan. Allora, andiamo subito alla Yom Yom. Dunque, 13 di Nisan, 1782. Allora, oggi abbiamo la ricorrenza, chi si è ricordata ieri sera, se no oggi, accendere un lume per il Tzemach Tzedek, che oggi è proprio il giorno della sua dipartita, che è mancato nell'anno 5626, data ebraica, 1866, in data civile, a Lubavitch, e fu sepolto proprio lì a Lubavitch. Il Rebbe Reiatz racconta, cioè a nome di Rebbe Reiatz, che suo nonno raccontò che all'età di 12 anni il Tzemach Tzedek iniziò a scrivere tesi erudite nel campo del Talmud, dell'Halakha e anche nella filosofia hassidica all'età di 12 anni. Ilulash el Kokhtushat Tzemach Tzedek nistalek shnat tafresh chavav lubav v'sham minuchato kavod purato mi sipure azmura marash Tzemach Tzedek itchil lichtov nigle v'divrei Elokim chayim Biotò ben 12 Shana. Ecco, dunque, molto importante. Oggi ricordiamo questa grande, il di là di questo grandissimo tzaddik, che fa parte della stirpe reale dei Rebbe di Chabad. Allora, passiamo subito al Chumash. Dunque, come avete notato, queste ultime parashot leggo io per il semplice fatto che sono un po' complesse. Differenza di Bereshit Shmot e poi Bamidbar e Barim e poi Bezrat Hashem. Ecco. Allora, adesso quello che leggeremo oggi è la quinta chiamata. Dunque, concludiamo Perek 17, Yud-Zayin, da 8 a 16 incluso, e si riparte sempre oggi dal 18, capitolo 18, al Passù 5 incluso. E poi domani, che sarà la sesta chiamata, che è quello, ok, va bene, intanto, vabbè, no, lo vedremo dopo. Ok, allora, partiamo subito, dunque, come abbiamo detto, per Rachel, capitolo, allora, Chumash Vayikra, Parashat Acharonot, capitolo Yud Zayin, Pasuk Chet, dunque, pagina 492. Tu dirai loro, ok, siamo sempre alle norme della purificazione, vi ricordate, ok. Chiunque della casa di Israele e dei proseliti che risiederanno in mezzo a loro porterà a bruciare le parti di un'ora o di un qualsiasi altro sacrificio fuori dal portone e non lo presenti invece all'ingresso della tenda del convegno per offrirlo ad Hashem, quella persona, perdendo i figli e morendo giovane, sarà recisa dal suo popolo. Guardate a che punto la gravità della cosa. E a proposito di chiunque nella casa di Israele, dei proseliti che risiedono in mezzo a loro, che mangi di qualsiasi specie di sangue, anche non consacrato, volgerò, dice Hashem, il mio volto e la mia attenzione contro la persona che mangia il sangue e la reciderò dal suo popolo. So se vi ricordate, vi ricordo di Rivka Rossella, abbiamo parlato, so che chi c'era, del divieto appunto del sangue, anche se c'è quando uno si fa una ferita, se si può, no, succhiare il sangue, invece, appunto, già avevamo detto che era assolutamente vietato, vedete qui l'origine. Intanto faccio Boker Tondrin che sta guidando,
in pieno sole anche lei, Baruch Hashem. Allora, e questo perché? Poiché la vita di ogni essere... Bonjour. Bonjour, bonjour. Sono in aeroporto, sono in macchina. Come abbiamo contato, no, figurati, come abbiamo contato prima a Ruth. Bonjour, bonjour, bonjour. Allora, dunque, perché questo divieto assoluto del consumo di sangue? Perché la vita, e sono qua su Yud Alef, la vita di ogni essere di carne risiede nel suo sangue e dipende da esso. Per questo motivo ve l'ho dato da offrire sull'altare per espiare per le vostre vite, perché il sangue ottiene espiazione grazie alla vita che contiene. Perciò, dice Hashem, Yudbet 12, ho detto ai Bnei Israel, nessuna persona tra voi, neppure un minore, mangerà sangue e non mangino sangue neppure i proseliti che risiedono tra voi. Yud Gimel 13, chiunque dei Bnei Israel e dei proseliti che risiedono tra loro, catturi o comunque prenda un animale selvaggio o un volatile che è permesso mangiare, dovrà versare a terra il suo sangue e coprirlo con della polvere, perché la vita di ogni essere di carne dipende dal suo sangue. Pertanto, ho detto, dice Hashem, ai figli di Israele, non mangerete il sangue di nessun essere di carne, poiché la forza vitale di ogni essere di carne è nel suo sangue, e chi ne mangerà sarà reciso dal suo corpo. Chiunque tra i nativi o i proseliti mangerà un volatile puro, attenzione, però morto naturalmente o sbranato, dunque non tramite la scefità, dovrà lavarsi gli abiti, immergersi in acqua rituale, rimarrà impuro fino a sera, poi sarà puro. Se non laverà i suoi abiti e non immergerà il suo corpo di micve, qualora entri nel santuario o mangi cose consacrate, porterà le conseguenze della sua trasgressione. Questo portare le conseguenze, che è qualcosa di molto forte, diciamo che nella vita, soprattutto adulta, sappiamo che quando commettiamo un errore, uno sbaglio, addirittura un peccato, bisogna sapere che ci sono delle conseguenze e dobbiamo portare, ecco, su di noi. Allora, vediamo tutte insieme. René, pronta? Rachel, insieme? Pasuk Chet. Perek Yudzayin, 8. Va Alehem Tomar. Ve Alehem Tomar. Ish Ish mi Bet Israel. Ish Ish mi Bet Israel. Ubin Hager. Ubin Hager. Umin Hager. Umin Hager. Asher Yagur. Asher Yagur. Betoham. Betoham. Asher Ya'ale Ola. Asher Ya'ale Ola. O Zavach. O Zavach. El Petach Ohel Moed. Ve El Petach Ohel Moed. Lo Yevienu. Lo Yevienu. La Asot Oto L'Adonai. La Asot Oto L'Adonai. Venichrat. Venichrat. Ha'ish Ha'u. Ha'ish Ha'u. Me'amav. Me'aman. Me'amav. Ok, anche quelle che sono occupate con altro, giustamente Rav Pesach, cercate di ripetere con noi. Sì, sì, Me'amav. Ve'ish Ish. Ve'ish Ish. Mi Bet Israel. Mi Bet Israel. Anche qui. Umin Hager. Umin Hager. Hagar Betoham. Hagar Betoham. Fantastica lista. Asher Yochal. Asher Yochal. Kol Dam. Kol Dam. Benatati Fanai. Benatati Fanai. Banefesh. Banefesh. האוכלת את הדם. האוכלת, האוכלת את הדם. והכרעתי אותה. והכרעתי אותה. מקרב המה. מקרב המה. Adesso arriviamo al perché chi consuma del sangue verrà reciso. והכרעתי אותה, quest'anima sarà recisa. E qui la risposta che noi abbiamo poi studiato, se vi ricordate, nel Tanya, chi nefesh abbassar. Ah, scusami, a continuare. Chi nefesh abbassar? Badam hi. Badam hi. Badam hu. Badam hu. Hi. Va'ani. Va'ani. Netativ lachem. Netativ lachem. Ala misbeach.
Le chaper. Le chaper. Anna shotechem. Anna shotechem. Chi hadam hu. Chi hadam hu. Banefesh le chaper. Banefesh le chaper. Dunque, chi hadam hu banefesh. E se vi ricordate nel Tania, avevamo studiato proprio questo concetto che dov'è, no, parlando della neshama, no? Del nefesh, ruach, neshama, eccetera, e dove è posizionato, tra virgolette, situato il nefesh? Proprio nel dam, dunque l'anima nefesh, che è il primo livello, infatti anche dall'animale, che ha il nefesh, poi ruach, neshama, ce l'ha l'essere umano, gli eudì, eccetera. Però il nefesh ce l'ha anche l'animale, anche l'animale ha un nefesh, ha un'anima dal momento che è vivente. E questa anima si trova appunto nel sangue. Ecco perché non si può consumare sangue. Poi nel Tanya, se vi ricordate, abbiamo molto poi prolungato e approfondito questo concetto. Continuo velocemente. Ve'ish ish mi bnei Israel u'minagher agar betocham asher yatsud tzeit chaya o'of asher yachel ושפח את דמו וכיסה ובאפר, וסגבית עם יסו טסטו, כי היא שלה דבנתי, כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו יקרה. וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וחיפש בגדיו, ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר. ואם לא יחבס, ובשרו לא ירחץ, ונשא עבור. E arriviamo al capitolo 18. E qui abbiamo le norme sessuali. E ci siete, dunque, capitolo Chai 18, proprio nel Chai, che sapete che 18 è Chai, e Chai vuol dire vita, e la vita, per poterla mantenere pura, bisogna stare molto attenti a tutte queste norme, appunto, sessuali. Ieri sera, appunto, uscendo dal tempio, ho parlato con questo marito di una mia amica, conoscente, e suo figlio, e si parlava di diverse cose, poi si è arrivato proprio a parlare di dove il mondo è arrivato, dove l'omosessualità è quasi un pregio, dove purtroppo, non riesco neanche a dirlo, ma nella città più santa del mondo, che è Yerushalayim, c'è questo famoso Gay Pride, cioè uno dei più importanti del mondo, nella città più sacra del mondo, che è un sacrilegio assurdo, sacrilegio perché se Hashem, come adesso vedremo nei Psukim, definisce abominevoli i rapporti che non sono consoni, cioè i classici uomo-donna, nell'ebraismo dopo il mikve, con la purità familiare, eccetera, eccetera, vuol dire che ha certo non un senso, ma di più. Allora, l'Eterno parlò a Mosè dicendo così: parla Ebene Israele e dice: io sono Hashem, vostro Dio, che punisce e premia, come precisa Rashi. Non dovete comportarvi seguendo le usanze sessualmente corrotte della terra d'Egitto in cui avete abitato, perché lì era, diciamo, l'emblema dell'amoralità, non della moralità, ma della amoralità, del contrario della moralità. Non dovete agire secondo le usanze idolatre, e anche l'idolatria festeggiava, della terra di Canaan, in cui vi sto facendo entrare, e non dovete seguire le loro usanze istituzionali. Dunque l'Egitto qui è l'emblema dell'impurità a livello appunto sessuale, e il Canaan dell'idolatria. Voi eseguirete le mie leggi e rispetterete, dunque siete usciti dall'Egitto, dove lì la moralità proprio non c'era di striscio, entrate nel paese di idolatri, e mi raccomando, né l'uno né l'altro. Voi siete il mio popolo scelto di Hashem, voi eseguirete le mie leggi, rispetterete i miei statuti per procedere e attenervi solo ad essi. Io sono l'Eterno vostro Dio. Dovete rispettare i miei statuti e le mie leggi, e grazie ad essi l'uomo che li metterà in pratica vivrà sia nel mondo futuro, cioè non solo in questo mondo ma anche nel mondo futuro, e di nuovo io sono l'Eterno che ricompensa, come precisa Rashi, chi compie i precetti positivi.
Allora, leggiamolo insieme, che sono benissimi. Prima, vai davvero Adonai, Moshe Lemor. Allora, aspetta un po', dove siamo? Vai davvero Adonai, il Moshe Lemor. Davvero il Bene Israel. Davvero il Bene Israel. Ve amarta Alehem. Ve amarta Alehem. Ani Adonai Elohechem. Ani Adonai Elohechem. Che masse Eretz Mitzrayim. Be masse Eretz Mitzrayim. Asher yeshavtem ba. 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 Lota asu. Lota asu. Uche maase. Uche maase. Eretz Kenan. Eres Kenan. Asher ani. Asher ani. Mevi etchem. Mevi etchem. Shama. Shama. Lo tasu. Lo tasu. Uvechukotehem. Uvechukotehem. Lo telechu. Lo telechu. Et mishpatai tasu. Et mishpatai tasu. Ve'et chukotai tishmeru. Ve'et chukotai tishmeru. Tishmeru. Lalechet bahem. Lalechet bahem. Ani Adonai Elohechem. Ani Adonai Elohechem. Ushmartem. Ushmartem. Et chukotai. Et chukotai. Chukotai. Ve'et mishpatai. Ve'et mishpatai. Asher ya'ase otam. Asher ya'ase otam. Ha'adam. Ha'adam. V'chai bahem. V'chai bahem. Ani Adonai. Ani Adonai. Questo è anche un altro pasuk importantissimo. Allora oggi abbiamo visto due psukim molto importanti in particolare. Come abbiamo detto che il nefesh abasar badam yi, che Adam Huba Nefesh, che il sangue si trova appunto nel Nefesh, poi molto sviluppato nel Kabbalah, nella Hasidut, e anche abbiamo visto un altro passuto importantissimo, un'altra parte del passuto, Vachai Bahem, cioè Hashem ci dà le mitzvot di modo che possiamo vivere tramite esse, e dunque vivere e vivere in eterno, dunque non solo in questa vita, comunque limitata, ognuno con gli anni che Hashem ci regala, ma anche nel mondo futuro. E dunque questo dobbiamo vivere con le mitzvot, e domani ci sarà la lista di tutti i rapporti di incesto vietati con genitori, con la matriglia, con la sorella, con nipote, sorellastra, zia, eccetera, eccetera, tutta la lista di tutti i rapporti vietati. Detto ciò, passiamo al Tania. Allora, Tania, siamo a pagina 112, ok? Ci siete, ragazze? Sempre capitolo 41. Undicesima riga dal basso, penultima parola, ubeatifat zitzit. Allora, adesso passiamo al zitzit, quando vi ho detto quanto è importante, no? Allora, dunque questa riflessione di cui abbiamo parlato ieri, riflessione importantissima, ok, come Hashem avvolge tutti i mondi, riempie tutti i mondi, bisogna quando preghiamo sentirci come se siamo davanti al Re, e come la luce di Ein Sof si veste nelle lettere, ecco ancora una volta sempre l'importanza della pronuncia. E adesso passiamo al tzitzit, ok? Allora, mentre si indossa, allora la persona, in questo caso l'uomo, un ragazzo che indossa lo tzitzit, deve tenere presente ciò che è scritto nello Zohar, nella Kabbalah, e cioè che lo si fa, perché si indossa lo tzitzit? Per attirare sopra di sé il regno benedetto di HaKadosh Baruch Hu, che è il regno di tutti i mondi, per identificarsi con esso e a mezzo appunto di questa mitzvah.
Qualcosa di analogo, dice il Balatania, si riferisce al versetto in Dvarim 17:15, metterai sopra di te un re. Soma simarecha melech. Son tassim. Ok? Allora, quando nel Pasuk il Dvarim è scritto metterai su di te un re, a cosa si riferisce? A parte la spiegazione nel contesto, eccetera, che quando appunto si indossa lo tzitzit, in particolare lo tzitzit, ma tutte le mitzvot, devi identificarsi, la persona deve identificarsi con il regno, dunque re, regno di HaKadosh Baruch. In tal caso, anche se, nonostante, come ho detto, tutte queste riflessioni, la persona però non è pervasa da alcuna riverenza o timore divino, in modo, diciamo, manifesto, apertamente nel cuore, tuttavia, poiché ha accettato sopra di sé il regno dei cieli e ha suscitato in sé, nella sua mente, nella sua conscia volontà, il timore di Hashem, Baruch Hu, e poiché questa sottomissione è stata senza alcun dubbio comunque sincera, infatti nella natura, come ricorda nella natura di ogni ebreo, di non ribellarsi contro Kadosh Baruch Hu, re dei re, dunque la Torah che studia e le mitzvot che adempie, per essersi così, dunque sottomesso e aver ispirato la propria mente, questo timore, si definiscono comunque un servizio perfetto, come un servizio di uno schiavo al padrone o al re. Dunque, vediamolo adesso sul testo, velocemente. Ubeati fazzizi. יכוון כמו שכתוב בזוהר, להמשיך עליו מלכותו יתברך. דוקא, התירה רעשה, questo regno di Asher, אשר היא מלכות כל העולמים, che è un regno eterno, e di tutti i mondi, וכולי, ליחדה עלינו, dunque di unirlo a noi, tramite cosa lo uniamo, על ידי מצווה זו, tramite questa mitzvah. והוא כעניין סום תשים עליך מלך, come riportato appunto, nel Chumash Dvarim, di portare su di sé, accettare dunque un re, ve asai af in becholzo, lo tipo la lave ma va fachat in teluti, anche se non arriva a questo timore fortissimo di Hashem, cioè in modo itgalut libo rivelato del cuore, mi colma con comunque, mi acharce, mi cal bella la malchuchamayim, dal momento che accetta il gioco divino, mamshich alav yirato, dunque riporta su di sé il suo timore, barach, beitgalut machshavto uretzono shebemocho, dunque sia a livello del pensiero che della mente, ve kabbalah zu i amit, bli shum safek, dunque questa accettazione è amitit, emet, vera, senza alcun dubbio, shere kiteva nafshot kol Israel, perché come abbiamo visto è la natura di ogni ebreo. Shelolimro, di non ribellarsi, bemelech HaKadosh, amelech HaKadosh, rivelarsi al re santo, il Barach che Hashem, a re a Torah Shelom, dunque, Torah che studia, o a mitzvah Shelose, a mitzvah che acqua, brava vai Rivka, mechamat kabbalah zu, mechamat amshachat elira Shelomofo, nikraot b'shem avodah shlema, kechol avodata ed l'adono. Umalco. Ecco, questa è il Tania di oggi. Bellissimo. E concludiamo con il Tehillim. Tehillim. Oggi ne abbiamo 16 di Nissan e si va dal Perek 69 a 71 compreso. Ok, questo. Sono brachi molto forti questi. Allora, è un vivido ritratto profetico della drammatica condizione di Israele nel suo luogo e nel suo lungo e amaro esilio, e una preghiera appassionata per la sua rapida liberazione. La grande ironia della storia ebraica è che la nostra nazione esiliata ha passato più tempo sul suolo straniero che nella propria patria. La sopravvivenza di Israele è ancora più sorprendente se si considera l'ambiente ostile dove gli ebrei sono stati costretti a vivere, ma come la rosa è difesa dalle sue spine, così il popolo è protetto dalla Torah.
Rachel, ci puoi leggere il 69? Can. Allora. Bravissima. Bakasha, Rachel, ti crei l'anno beitalkit e tapere che samertet scende teilim. Al direttore del coro su Shushanim di David. Salvami, o Hashem, perché le acque stanno per sorvegere la mia persona. Affondo in una palude fangosa, sono penetrato nella profondità del mare e la corrente mi trascina impetuosamente. Sono stanco di gridare, rauca la mia gola, gli occhi mi consumano sulla lunga attesa di Hashem. Più numerosi dei capelli che si trovano sul mio capo sono coloro che mi odiano senza motivo, potenti sono coloro che mi vogliono distruggere e molti sono i miei nemici bugiardi. Essi vorrebbero che restituissi quello che non ho mai rubato. O Hashem, tu conosci tutte le cose stolte che ho compiuto e le mie colpe non ti sono ignote. Fa che non vengano scherniti e svergognati per causa mia coloro che sperano in te, o Hashem, Dio degli eserciti. Fa che non debbano arrossire per la mia condizione coloro che ti cercano, o Dio di Israele, poiché per te io soffro ogni oltraggio e la vergogna ha coperto il mio volto. Fermati qua un attimo, leggo in ebraico, poi riprendiamo. L'amnazeh al shoshanim li David. Hoshieni Elohim. Chi va umaim? Va umaim. Va umaim. Ad nafesh. Ad nafesh. Ancora un pasuk. Tavati biven metzula. Tavati beyon metzula. Biven metzula. Ve'en ma'amad. Ve'en ma'amad. Bati. Bati. Bema'amake ma'im. Bema'amake ma'im. Ve'shibolet. Ve'shibolet. Shetafatmi. Shetafatmi. Ok, poi il resto lo leggo io, che è un po' di, sono parole come notate un po' difficili. Sono grossi parole. Yagati bekorini char groni kalui ena kalu enai me yachel elohai. Rabu misarot roshi son ai chinam atzmu matzmitai oivai sheker asher lo gazalti az ashi. Elohim, אתה ידעת לאיוולתי ואשמותיי ממך לא נכחדו. אל יבושו ויקובך אדוני אלוהים צבאות, אל יקלמו בי מבקשך אלוהי ישראל. כי עליך נשאתי חרפה, כסתה, כלימה פניי. זה סופי אונו אונו. סקוזה פרסו. סי נווה. סקוזה, אוקיי. Sono divenuto un estraneo per i miei fratelli. È uno straniero per i figli di mia madre. Muzar haiti le echai venochri divneimi. L'invidia per la tua casa mi ha consumato e l'ingiuria di coloro che offendevano te sono ricadute su di me. Ki kinat betcha achalatni vecherpot chorfecha naflu alai. Io piangevo mentre ero straziato nel digiuno e ciò era umiliante per me. Mi sono vestito di sacco e per questo sono diventato oggetto di scherno. La gente che sta in ozio presso le porte sparla di me e sono diventato oggetto di dileggio per gli ubriachi. יסיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר. E io rivolgo a te la mia preghiera, Hashem, e sia questa l'ora della grazia. Hashem, con la tua grande misericordia, rispondimi con la verità della tua salvezza. ואני, תפילתי לך, אדוני, את רצון אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. Liberami dal fango, perché io non affoghi. Fa che io sia liberato dai miei nemici, dalle acque profonde. Azzileni mitit ve'al etva, inazlami son ai, umima amake mai. Fa che la corrente impetuosa non mi sommerga, che l'abisso non mi inghiotta, che il pozzo non chiuda sopra di me la sua bocca. Al tishtefeni shibolet mai, ve'al tivla'eni mitzula, ve'al te etar alai be'er piha.
Esaudiscimi, o Hashem, perché grande è la tua bontà. Volgiti verso di me per la tua infinita misericordia. Aneni Adonai, tocca zecha, che rovra chamecha ne elai. Non nascondere il tuo volto al tuo servo, perché io sono disperato. Affrettati a rispondermi. Ve altaster panecha me avdecha, kitzarli, mahe aneni. Avvicinati alla mia anima e redimila. Riscattami dai miei nemici affinché il male non prevalga. Korvai nafshige ala leman oivai teni. Tu conosci la mia umiliazione, la mia vergogna e la mia confusione. Di fronte a te stanno tutti i miei nemici. Atayadata herpati uvoshti uchlimati negdecha kol tzorerai. La vergogna mi ha spezzato il cuore e io sono colpito a morte. Speravo che qualcuno avesse compassione di me, ma invano. Aspettavo qualcuno che mi confortasse, ma non ho trovato nessuno. Herpa shavra libi, va anusha, va akavela nub, va ain, velam nachamim, velo mazzati. Fai ancora uno, poi sentiamo René. Hanno messo veleno nel mio cibo e per calmare la mia sete mi hanno dato da bere aceto. Grazie mille, Rachel. Vai, René. Ok. Fa che la loro mensa diventi una trappola davanti a loro e sia un'insidia per la loro tranquillità. Yehi shulchanam lifnehem lefach velishlomim lemokesh. Se oscurino i loro occhi in modo che non vedano e fai continuamente vacillare i loro fianchi. Tershachna einehem merot umotnehem tamid hamad. Versa su di loro il tuo furore e fa che gli raggiunga la tua collera ardente. Shfoch alehem zamecha vacharon apecha yasigem. Il loro focolare sia desolato e nessuno più abiti nelle loro tende. Tihiti rattam neshama be'aholehem al yehi yoshev. Poiché essi perseguitano coloro che tu hai già colpito e si vantano dei dolori delle tue vittime. Chi a ta, asher hikita radafu vel machov chalalecha yesapir. Aggiungi anche questo peccato ai loro peccati e non possono godere della tua pietà. Tna avon alavonam ve al yavo vitzitkatam. Siano cancellati dal libro della vita e non vi siano iscritti insieme con i giusti. Immachu mi sefer chaim ve'im tzadikim al ikate. Io sono afflitto e disperato, fa che la tua salvezza mi sollevi, oh Dio. Va'ani, ani ve'choev, Yeshua techa Elohim, tesagveni. Io celebrerò il nome di Dio con un canto e lo esalterò con parole di lode. Ahalela shem Elohim beshir va'agadlenu vetoda. Che saranno gradite ad Hashem più dei buoi, più dei tori, con le corna e il piede di forcuto. Vetitav l'Adonai mishor par makrin vafris. Gli umili vedranno e si rallegreranno, e voi che vi cercate Dio, il vostro cuore rivivrà. Ra'u anavim ismachu dorshe Elohim vichi levavchem. Poiché Hashem porge ascolto ai miseri e non disprezza nemmeno i suoi prigionieri. Chi shomea elevionim Adonai ve'et asirav lo vaza. Celebreranno le sue lodi, il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che vive in esso. Yehallelu shamayim va'aretz yamim v'chol romes bam. Poiché Hashem salverà Zion e ricostruirà tutte le città della Giudea, essi si stabiliranno là e le possederanno. Elohim yoshia et Zion veivne arei Yehuda veyashvu sham vireshua. La stirpe dei suoi schiavi le erediterà e coloro che amano il suo nome le abiteranno. Vezera vadav incha lua veohaveshmo ishkenuva. Fantastico.
che, allora, il 70, abbiamo 70 e 71. Il 70 è un appello rivolto a Hashem per essere liberato dai nemici, ripropone con qualche variante i versi, diciamo, 14 e 18 del Perek del Salmo 40. E, ok, allora, al direttore del coro, allora, Hashem, per salvarmi, accorri mio aiuto. La Menazzar le David le Askir Elohim le Hazzileni Adonai le Esrati Husha. Restino delusi e umiliati coloro che vogliono distruggere la mia anima. Siano svergognati in disgrazia coloro che desiderano il mio male. E voshu v'yachperum v'akshenafshi issogu achor v'ikalmucha v'zerati. Tornino sui loro passi a causa dell'onta contro di me. Coloro che gridano, ha ha, si rallegrino, yashuvu alekem poshtam omrim, hehach, hehach, si rallegrino e gioiscano in te tutti coloro che ti cercano e dicano sempre, sia esaltato Hashem, coloro che aspirano alla tua salvezza, yassissu v'ismechu b'chakwa mevakshecha, v'yumru tamid igdal Elohim ohavei yeshuateh. Io sono misero e disperato, o Hashem, accorri il mio aiuto. Tu sei la mia salvezza, il mio scampo, non tardare. O Hashem, non tardare. Va'ani, ani ve'evion Elohim chushali ezrim falti ata Adonai al te'acha. E ultimo per di oggi, coloro che lo cercano veramente, per coloro che lo cercano veramente, Hashem è la rocca, il rifugio che li protegge dalle violente tempeste che infuriano nella vita degli uomini. Hashem li proteggerà anche nella loro vecchiaia, quando le normali risorse per lottare contro le difficoltà verranno a meno. Qui David dunque prega non solo per il proprio riscatto, ma anche per la rinascita spirituale di tutto il popolo ebraico. Ok, questo è un pere che vi ho raccontato, che leggo tutti i giorni da tanti anni. In te, o Hashem, io mi rifugio. Fa che non debba mai rimanere deluso. Liberami e salvami con la tua giustizia. Porgimi il tuo orecchio e soccorrimi. Sii per me un rifugio saldo, come una roccia, dove io possa sempre entrare. Già in passato tu hai ordinato la mia salvezza, poiché tu, Hashem, sei la mia fortezza e la mia rupe. Oh, mio Dio, liberami dal braccio del malvagio, dalla mano dell'iniquo e del violento, poiché tu, Hashem, sei la mia speranza. Hashem, mio Signore, sei la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi sono appoggiato fin dalla nascita. Sei tu che mi traesti dal ventre materno e a te va la mia costante lode. Sono diventato per molti un esempio, perché tu sei stato il mio potente rifugio. La mia bocca era piena delle tue lodi, tutto il giorno cantavo la tua gloria. Non mi respingete nel tempo, non mi respingere, pardon, nel tempo della mia vecchiaia. Non mi abbandonare ora che la mia forza è esaurita. Poiché i miei nemici parlano di me e coloro che spiano la mia anima si consultano tra loro, dicendo, Dio lo ha abbandonato. Inseguitelo, prendetelo, perché ormai non c'è nessuno che possa salvarlo. O Hashem, non ti allontanare da me. O mio Dio, corri mio aiuto. Fa che restino delusi e scompaiono gli avversari della mia persona. Fa che siano coperti di vergogna e onta coloro che mi vogliono farmi del male. Ma io spererò sempre e aggiungerò lodi a te. La mia bocca narrerà la tua giustizia, tutto il giorno celebrerò la tua salvezza che è senza limite. Verrò con le potenti azioni e narrerò la tua giustizia che tu solo sai compiere. Tu mi hai educato fino a quando ero bambino, ancora oggi continuo a parlare delle tue meraviglie, anche nelle canizie, nella vecchiaia, Hashem, non abbandonarmi perché possa raccontare la tua forza alla generazione presente e la tua potenza a tutti coloro che verranno. La tua giustizia, o Hashem, arriva fino al più alto dei cieli. Tanto sono grandi le cose che hai fatto. Chi è come te, o Hashem? Tu mi hai fatto provare grandi sventure e grandi mali. Ma ora, riportami alla vita e fammi risalire dagli abissi della terra. Accresci la mia grandezza e volgiti a me per consolarmi. Ti renderò omaggio
con il mio liuto. Canterò la tua fedeltà, ti celebrerò con la cetra, o santo di Israele. Le mie labbra intoneranno un inno quando canterò per te, e altrettanto farà la mia anima che tu hai liberato. Anche la mia lingua parlerà tutto il giorno della tua giustizia, perché saranno delusi e umiliati coloro che cercavano il mio male. Ragazzi, è troppo forte, bellissimo. Poi ve lo leggete in ebraico, e ognuno anch'io dopo, e concludiamo col Rebbe Rebbe. Scuta Rabbi Melech HaMashiach Yagenarai, Val Kol Avai, Val Kol Mishe Beshem Yisrael Yechumim, Val Kol Ohave Vetokhe Yisrael. E siamo al 121. Shir Lamalot Esainai Elearim, Meain Yavo Ezri, Ezri Mimadonai, Yosei Shamai Varetz, al itten la motragrecha, al yannum shomrecha, hinnelo yannum velo isham shomer Israel, Adonai shomrecha, Adonai tzircha al yad yiminecha, yomam ha-shemesh lo yakeka ve'areach balayla, Adonai ishmorcha mikol ra, ishmor et nafshecha, Adonai ishmor tzedcha uvoecha, me'ata, זכות הרבנית הצדקנית, הגן עליי ועל כל אהבה וכל מי שבשם ישראל יחונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. 122, שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים בי בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל להודות לשם אדוני. כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. יהי שלום בחילך, שלווה בארגנותייך. למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהים, אבקשה טוב לך. אמן. אמן, אמן, אמן. קוראג'ו, לנצ'אמוצ'י, נגי אולטימי פרפרטיבי, נגי אולטימי קומיסיוני, נגי אולטימי פוליציה פרימה דלה בדיקת קאמץ דיסטסרה. בהצלחה, תותי נוי, תותי לדוני דיזראלי, אנטי וומי, כאיותה נועה, יומי, כאיותה נועה, כאיפילי. כאבי פוסם עובר ורמנטי, הוא פסח, כשר ושמח, שיה כשר, שיה שמח, עם ג'ויה, עם סלוטה, עם סרניטה, עם טרנקוויליטה. ריקורדו כקווסטה לציונה, לאלוי נשמת דניאל בן סריטה, או סרינה, נאזי, תהי נשמתו צרורה בצורכים מזה ברוך, להבדיל לרפואה שלמה ומושלמת של חיים רוברטו ומרים לאורה, לחיים ארוכים, לחיים בריאים, שבריא ברמח איברה ושסה גידה בגופו בנפשו, אמן אמן כן יהי רצון, רפואה שלמה ובאמת לכל חולי עמך ישראל, תותי כולי כאנו ביזוניו די רפואה די ברכה, כקווסטה לציון, donne giornaliera, anche RFESA, fantastiche siete, più che fantastiche, meravigliose, che Hashem vi guardi, vi protegga, e scuta Messirud Nefer si può amen. Dire, amen, amen, e a domani mattina, un abbraccio forte a tutti, a tutti, con tutto, con Abdikat Hametz, sì. Ti dicevo, se dovessi tagliarmi i capelli, devo farlo oggi o prima. Domani? Sì, oggi o domani, bravissima, perché? Giusto, perché poi c'è l'Omer, fantastica. Perché se l'Agba Omer non si può far nulla. Esatto, brava, fantastica, giusto. Dunque, anche quello c'è, chi voglia tagliarsi i capelli, mi raccomando, avete oggi e domani. Oggi e domani, senz'altro. Vabbè, ciao. Buona ciao ragazze, ciao, buonissima giornata. A domani. Ciao. Ciao, ciao, ciao.